Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, dunque secondo appuntamento con Jersey History, dunque parleremo aneddoti eccetera 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 per quanto riguarda le maglie, cominciando ricordiamo dalla mia collezione, poi man mano amplieremo questa rubrica visto che sono contento che stia piacendo. Finite le mie magliette, poi parleremo anche di magliette di altre squadre, altre magliette particolari eccetera. Oggi vi vado a parlare di una maglietta, una delle mie preferite. Cioè, questo lo posso dire senza particolari, come posso dire, senza particolari ripensamenti. Secondo me questa è una delle magliette che ho apprezzato di più. E nel video, quella della mia collezione dove ve le ho mostrate tutte, è stata probabilmente, come posso dire, la maglietta, una delle magliette che più ho apprezzato. Infatti, l'ho detto proprio papale papale che mi piaceva veramente tantissimo. Ed è la stagione, la maglietta, la seconda divisa della stagione 1976-77. Questa maglia qua. Allora, questa è una maglia. Intanto, piccolo appunto, questa non è la maglia originale di quegli anni, ma è la ufficiale, la riedizione che la Juve ha fatto nel suo sito. Saprete che ci sono le maglie storiche sul sito della Juve e questa appunto è la riedizione. Questa è la maglia del 1976-77. Cosa notiamo prima di tutto? Che è semplice, materiale che ricordiamo che quando la Juve, quelle che fa come maglie storiche sono nello stesso materiale di come erano allora, quindi materiale similanetta. Cosa c'è da dire su questa maglietta? Allora, intanto il disegno semplice, non c'è stemmi, c'è soltanto la stella. La Juve ancora non aveva vinto la seconda, che vincerà solo nella stagione 82-83, anzi 81-82, però non c'è sponsor, non c'è niente perché allora ancora non c'erano. Tutta blu e stella grossa qua, che a mio avviso, nella sua semplicità, è meravigliosa. Cos'è la cosa particolare di questa maglietta? È il bordino bianco-nero per tener viva la juventinità anche in una maglia di un altro colore che non sia bianco-nero, in questo caso blu. Allora, la Juve in quegli anni lì aveva usato spesso maglie nere e maglie blu come seconda maglia. E la maglia blu, questa è la maglietta con la quale la Juve vince. La Juve quell'anno lì vince il campionato italiano, ma soprattutto con questa maglia a Bilbao la Juventus vince la sua prima Coppa UEFA, nonché il suo primo trofeo ufficiale UEFA, andando a perdere a Bilbao 2-1, ma in virtù dell'1-0 dell'andata la Juventus vince la Coppa. Segnò Bettega con questa maglietta, appunto a San Mamés. Che aneddoto posso raccontare? Intanto questa, come vi ho detto, questa è stata la mia prima maglia storica che ho preso sul sito della Juve. In realtà ne ho prese, sono fermo a due. Ho preso questa, poi un'altra che vi farò vedere. E le altre, la maggior parte le ho, quindi diciamo che non vado a prenderle proprio perché le ho. Diciamo che questa maglia qua l'ho presa perché mi è piaciuta subito la semplicità e la bellezza soprattutto di questa maglia, cioè semplice ma bellissima. Mi è piaciuta veramente subito, mi ha colpito subito quando l'ho vista, ma già ero rimasto innamorato quando ho visto i vecchi filmati della Juventus con quel colpo di testa di Bettega meraviglioso che portò la Juve in vantaggio addirittura al San Mamés, poi si perse 2-1, ma la coppa arrivò lo stesso. E mi piaceva da morire, e infatti l'aneddoto che vi posso dire è che io avevo la cassetta, mio papà c'aveva la cassetta, che non so che fine abbia fatto via per i traslochi, originale proprio di quella sera lì, quindi io me la ricordo benissimo, mi è rimasto anche impresso un Bettega gola in frio, che non so cosa voleva dire, credo che sia gola freddo, ma non conoscendo la lingua non lo so, perché che parlava appunto del gol della Juventus che era passata in vantaggio. E curiosità, altro aneddoto, oltre al fatto che la Juventus, oltre ad aver vinto la Coppa UEFA, questa maglia la usò anche ovviamente in Italia come seconda divisa e si vince uno, e si vin ci vinse uno scudetto con questa maglia qua.
L'altra curiosità è che la Juventus con questa divisa qua ha vinto la Coppa UEFA, appunto, ma con tutti e 11 giocatori italiani. La Juve quell'anno lì aveva solo giocatori italiani. Nessuna squadra italiana è più riuscita in questa impresa e nessun'altra squadra italiana c'era mai riuscita prima. Quindi Juve, unica squadra italiana ad aver vinto una Coppa internazionale con solo giocatori italiani. Ragazzi, la faccio rivedere ancora, a me piace tantissimo, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!